Sento continuamente gente che dice: non ho abbastanza fiducia in me. La fiducia non è una cosa che hai, ma una cosa che crei. E puoi crearla in qualsiasi momento. La sensazione di sicurezza non è altro che una sensazione di forza dentro di te. La certezza che puoi riuscire a fare una cosa. E puoi creare questa sensazione letteralmente. Mi sono cagato sotto. A dire il vero, sono stato io. Missione compiuta? È un po' in stile George Bush. Un coglione non può stare in una stanza blindata per sempre. Ah, che vita da sogno la tua, DP. È stato un bel viaggio, Dopinder. E chi l'avrebbe mai detto? Adesso me la gioco addirittura con Gesù. C'è la passione di Cristo e poi arrivo io. Almeno a livello nazionale. Li battiamo all'estero, dove la religione non fa tendenza. Anche io voglio una vita da sogno, pool boy. Fare il tassista non è poi così sexy. Voglio arricchire la mia... Il conto in banca? Cos'è che ti intrippa? Ti fai di coca coca? Non ti viene duro se non ti compri le scarpe online? Quest'ultima esperienza non l'ho mai provata. Parlami. Stavo per dire l'anima. Voglio arricchirmi l'anima. Voglio sentirmi parte di qualcosa come te, signor Paul. Dopinder, tu non smetti mai di sorprendermi. Sai, il tuo cuore è davvero straordinario. Tutti vogliamo sentirci parte di qualcosa. Abbiamo bisogno del senso di appartenenza, di trovare un posto nel mondo. Voglio diventare un killer professionista. Scusa, che hai detto? Hai presente quando ho rapito Bandù e l'ho minacciato con grande violenza? Diciamo che lo hai ucciso. E poi ricordi il film Intervista col vampiro? Preferirei di no. Quando Tom Cruise fa assaporare la piccola Kirsten Dunst il sangue per la prima volta e lei alza gli occhioni su quel bel faccione liscio e dice: ne voglio di più. Oh, Paul, vedimi come una piccola Kirsten Dunst. Ecco, purtroppo non ce la posso fare. Ma non vedo l'ora di togliermi dalla testa questa immagine orribile. Arrivati? Dopinder, sì, sono ancora io. Senti, uno più sano di mente ti sconsiglierebbe di entrare nel mondo dei mercenari con quel torace concavo e quelle braccette a rotolino di carta igienica. Ma tu sei un'aquila. E cazzo, un'aquila deve spiccare il volo, devi afferrare i tuoi sogni per il cazzo e far piovere. Non so che cosa vuoi dire. Beh, siamo in due. Noi ci vediamo in ufficio e in cielo. Tu sei il mio Tom Cruise!